Una buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone. Oggi domenica scoppiettante, ricca di gol in Serie C ma anche in Serie D. Era la giornata dei tre derby, ma andiamo subito in Serie C perché è appena terminata Teramo Casertana. C'è già Bruno Tedino al microfono della nostra Ania Cantagalli per questa vittoria 4-3 del Teramo sulla Casertana. Linea a te, Ania. Sì, Jacopo, subito una domanda al tecnico che tra l'altro è anche di fretta. Una bella partita, però la vediamo un po' arrabbiata. No, secondo me con una prestazione del genere, cioè facendo dei gol di bella fattura e soprattutto lottando contro una Casertana mai doma e soprattutto forte, ti aspetti che almeno sul 3-1 e sul 4-2 la squadra stia in partita con la testa, no? Che abbia concentrazione. Sono dei cali di tensione che a me ovviamente non piacciono, perché dopo va a dilapidare tutto il lavoro che fanno questi ragazzi, che è meraviglioso, no? Cioè, e quindi dobbiamo ancora lavorare, non c'è niente meglio di meglio che vincere una partita e mettere a posto delle cose. Però al di là dei cali di tensione, questa è la terza vittoria consecutiva, è arrivata al termine di una bella partita e di una prestazione che potremmo dire forse tra le migliori di questo campionato della sua squadra. Ecco, c'è da essere soddisfatti? Proprio per niente, perché abbiamo trovato una Casertana in palla, una squadra fortissima, prova ne sia anche delle continuità dei risultati che ha avuto. Noi abbiamo giocato, secondo me, una grandissima fase di possesso e di indice di pericolosità, perché oggi abbiamo avuto molte occasioni da rete e anche dilapidate con delle ripartenze, secondo me, giocate con l'ultimo passaggio affrettato. La squadra sta migliorando, è una squadra che ha dei ragazzi veramente in gamba, molto bravi, molto tenaci, e questa vittoria è un'altra vittoria che noi dedichiamo a Luca, che ci guarda da fuori, non ce lo dimentichiamo mai. A caldo magari una volta uno si ricorda, invece noi abbiamo la possibilità di regalare a lui qualche soddisfazione in più rispetto alla sua difficoltà fisica. Mister, è stata un po' la vittoria della grande qualità di questa squadra e di un giocatore che in questa categoria non c'è niente che è Mungo. Se tutti rispettano lo spartito, i giocatori di qualità aumentano vertiginosamente le loro performance. Mungo, ve l'ho sempre detto, che per me è il calcio, è un giocatore irrinunciabile quando sta bene e quando questo tipo di transagonistica. Io credo che ha fatto un gol veramente nella storia. Voi qualche giocatore, qualche attaccante forte l'avete visto, qualche gol importante altrettanto, ma questo è un gioco di maestria, di magia, di un funambolo che ha delle qualità che solo lui non sa quanto siano grandi. Mister, questa terza vittoria consecutiva? No, proprio per niente, dobbiamo aggiustare. In questo momento dobbiamo aggiustare e basta. Perché noi abbiamo fatto vedere delle cose molto importanti, il potenziale c'è. Proprio per questo motivo non possiamo buttare per terra il secchio del latte dopo averlo munto. Mister, si può dire che state imparando a vincere anche soffrendo, anche se mercoledì avete sofferto per merito degli avversari, oggi per demerito del Teramo? No, mi dai la possibilità di dire una cosa, diciamo, in generale. La squadra ha fatto una grande partita oggi contro un avversario forte, perché oggi la cosa peggiore era quella di sottovalutare dopo aver fatto due vittorie consecutive. Invece l'approccio è stato ottimo, siamo sempre stati in doppio vantaggio, 2-0, 3-1 e 4-2, e queste sbavature però non ci devono essere se vogliamo essere una squadra vincente, che non vuol dire di vincere, ma vuol dire avere una mentalità comunque costruttiva. Tornerà a casa con un sorriso finalmente. Non vedo i figli da 2 mesi e mia moglie da un po' meno. Non vedo l'ora di abbracciarli. Ciao, grazie. Buon viaggio, mister. A te, Jacopo. Grazie Ania per le parole di Bruno Tedino. Ringraziamo te, ringraziamo ovviamente anche l'ufficio stampa della Teramo Calcio che ha fatto attendere qualche secondo il tempo di partire con l'Abruzzo del pallone. Saluto gli ospiti che ci hanno raggiunto questa sera. Uno l'avete intravisto prima in un cambio camera, lo saluto, lo ringrazio, Francesco Colagreco. Ciao Francesco. Ciao Jacopo, grazie a te dell'invito e buonasera a tutti. Assolutamente doveroso. Te oggi eri al Fadini per seguire il Chieti, che segui di solito, di consueto, e poi ci darai una valutazione della partita che hai visto. Al tuo fianco oggi non è stata la sua miglior partita, non fosse altro che perché è arrivato un cartellino rosso, ma è arrivata la vittoria per il Pineto di Piermarco D'Angelo. Ciao Piermarco. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Complimenti al Pineto. Prima l'avete visto inquadrato Andrea Costantini in redazione, che saluto. Ciao Andrea. Ciao a tutti e buonasera. Allora, ti sei divertito oggi in questi tre derby a raccontarli uno dopo l'altro? Mi aspettavo più gol, sinceramente, invece solo 3 gol, 1 per partita, un po' troppa tensione. Poi ti sei rifatto con Teramo Casertana, però 7.
Come? Ti sei rifatto poi con Teramo Casertana, 7 gol. Sì, 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 7 gol, una partita molto molto bella, difese allegre, grande qualità però su entrambi i fronti, soprattutto sul fronte Teramo, quindi Teramo in zona playoff mi pare. Eh sì, io saluto dalla sala stampa, prima l'ho salutata velocemente la nostra Ania Cantagalli. Ania, ovviamente noi ti vediamo sempre in bassa frequenza, eccoti qua con l'inquadratura che era a misura Tedino, che è molto più alto di te. Sì, esatto, io esatto, sono dovresti un pochino più sollevarti, basso. Sollevarti adesso un non po', esageriamo, ecco, molto più alto di me no, no però ecco. Un po' più alto di te. Pochino. Un pochino, va bene, va bene. Grazie anche a Claudio Di Giacomo per la parte tecnica. Assolutamente. Lo salutiamo. Oh, cominciamo con la Serie C, allora con i risultati e poi la Serie D, perché oggi era la giornata di 3 derby. L'hanno vinti il Notaresco, il Giulianova e il Pineto, come abbiamo detto prima. Ma partiamo dalla terza serie, perché si sono concluse le partite che iniziavano alle 17:30. Io ringrazio già Maurizio da qui in regia, tutta la squadra di TV6 che lavora alacremente aspettando Cavese Rieti delle 20:45. La Regina vince grazie a una doppietta di Denis al Partenio Lombardi di Avellino. Finisce senza reti Catania-Bari. Catania peraltro vedeva l'esordio di Cristiano Lucarelli dopo l'esonero di Andrea Camplone, dopo la scoppola 5-0 con la Vibonese, 0-0 contro il Bari di Vincenzo Vivarini. Vince il Picerno contro la Paganese 2-0, Viterbese Sicula Leonzio 2-0, la Virtus Francavilla con gol di Perez e Spugna Bisceglie 1-1 a sorpresa di Catanzaro e Rende. Anche qui c'è il nuovo allenatore, c'è Gianluca Grassadonia in casa giallorossa, ma l'esordio finisce con un pari 1-1. Monopoli Potenza 3-0, Teramo Casertana 4-3, emozioni a non finire. Il gol di cui avete sentito parlare di Domenico Mungo, fatto dalla linea di fondo. Riponiamo un po', riportiamo un po' anche diciamo l'ordine, nel senso c'è stata anche la scivolata del portiere, perché altrimenti riportiamo un po' sulla terra rispetto al gol che ha descritto Tedino. Comunque tanti gol, tante emozioni. Vibonese Ternana 1-1, come detto Cavese Rieti alle 20:45. Vediamo la classifica dopo 12 turni di campionato, perché si chiude una settimana dai 3 impegni. E allora adesso c'è una Regina che ha più 4 sul Potenza, 28-24, Ternana 23, Bari 22 insieme al Monopoli, Viterbese 20, il Teramo, guardate, in una settimana che balzo ha fatto, a quota 18 ed è passata non solo nella parte sinistra della classifica, è già quasi al centro della parte sinistra, 17 punti, Casertana, Catanzaro e Catania, tutte squadre sorpassate in un sol colpo con questi 9 punti in 3 gare. 16 punti per Vibonese, Paganese, Virtus Francavilla, 14 per Avellino, 13 per Cavese e Picerno, 10 il Bisceglie, 8 Rieti, 6 Sicula Leonzi e Rende. Dobbiamo tornare da Ciro Ginestra a Teramo, allenatore della Casertana. Ania, a te. Grazie, troppo gentile. Mister, come mai sta? Come mai? Un attimino, Jacopo, che temporeggiamo tutti quanti perché dobbiamo posizionarci. Le interessa poco, penso, il fatto che sia stata una gran bella partita questa? No, mi interessa, perché noi giochiamo a calcio. A differenza di tante squadre di questa categoria che tirano la palla su, e non è il Teramo, se no Tedino si offende, perché il Teramo è una grande squadra. Si è offeso il mister, che è mio padre calcistico, perché l'ho avuto e mi ha fatto iniziare a giocare a calcio. Si è offeso perché ho detto che il Teramo tirava la palla su Magnacchi, ma non ho detto una cosa brutta, ho detto che il Teramo è una squadra che può vincere il campionato perché c'ha giocatori forti. Noi siamo venuti qua con i ragazzini, avete visto tutti la partita, non so se avrò visto male io, abbiamo fatto una grande gara, non meritavamo assolutamente di perdere, ci siamo fatti gol da soli. È una squadra che va fuori casa col minutaggio in campo e prende quello in contropiede, sta a dire, questo dice un po' tutto, ecco, insomma. Però devo fare i complimenti alla squadra perché ha giocato a calcio anche nelle difficoltà, e questo penso che sia un bel traguardo per una squadra giovane che si deve salvare e che va a giocare su tutti i campi sempre a calcio. Non vi siete ritrovati quindi in amicizia con Tedino? No, mister, lo voglio dire, perché si è offeso prima della partita dove io ho detto che il Teramo non giocava a calcio. Io sinceramente non mi ricordo, io ho detto che il Teramo deve vincere il campionato. Se dico che deve
deve vincere il campionato, è impossibile che dico che non può giocare a calcio, perché una squadra che deve vincere sicuramente qualche qualità l'avrà, ha 20 giocatori che sono abituati a vincere, e non penso di aver detto una cosa brutta. Gli ho fatto i complimenti, poi ci siamo chiariti alla fine, ma Tedino per me è un padre calcistico, un grande rispetto della grande persona, del grande uomo che è, oltre ad essere un grande allenatore. Tra l'altro abbiamo notato l'abbraccio che c'è stato in campo prima delle gare, quindi sì, no, ma col mister. Di questo, secondo lei la differenza l'ha fatta la qualità delle due squadre, che con tutto il rispetto dovuto è diversa? Ma la qualità secondo me non l'ha fatta la qualità, l'ha fatta un po' di sfortuna, ci siamo fatti gol da soli. Il primo gol Mungo è scivolato, ha messo la palla piano piano in porta, il quarto è scivolato Crispino, purtroppo noi non siamo neanche abituati al sintetico. Però cosa devo dire alla mia squadra? Ci ho avuto 7-8 palle gol, ha fatto 3 gol fuori casa, ha giocato col minutaggio, è la quinta partita di fila che facciamo un minutaggio, quindi io devo fare solo i complimenti ai miei giocatori perché hanno interpretato bene la gara. Purtroppo dispiace perdere così perché purtroppo gli episodi ci hanno detto male, ecco. Mister, scusi l'ultima, penso che sia lei che Tedino oggi possiate essere più contenti per i vostri rispettivi attacchi che per le rispettive difese, perché anche sui vostri gol la difesa del Teramo ha avuto insomma belle responsabilità. Quando una partita finisce 4-3 sicuramente delle responsabilità di reparto difensivo ci possono essere, ma penso che alla fine quando uno fa l'allenatore non deve guardare solo il reparto, deve guardare tutta la squadra, perché comunque noi 2 gol abbiamo preso in contropiede, avevamo palla noi, la prima con Paparusso, la seconda con Clemente, abbiamo sbagliato e purtroppo sono errori individuali. Sicuramente ci metteremo a lavorare già da martedì per cercare di evitare questi errori, perché comunque fare 3 gol fuori casa e non portare niente a casa non è bello, ecco. Grazie. Prego. A te Jacopo. Grazie Ania, peraltro è curiosa questo siparietto del fatto che Ginestra pare abbia detto il Teramo non gioca a calcio, Tedino un po' se l'è presa, e attenzione, c'è Cristini, se non erro, al tuo microfono. C'è Andrea Cristini, difensore del Teramo, andiamo ad ascoltarlo. Adesso non più. Andrea, una vittoria importante, la terza, finalmente il Teramo in zona playoff. Sì, ci voleva perché arrivavamo da un periodo difficile. Fare risultato sicuramente ci permetterà di lavorare con la testa libera in settimana, e quindi sì, siamo contenti. Il Cotedino però non è contento per i cali di tensione. No, io sono il primo ad essere veramente arrabbiato, e parlo da difensore, perché non si possono avere questi cali di attenzione, diciamo, perché oggi in fase offensiva abbiamo veramente dato tutto, e rimettere in gioco una partita che può essere chiusa per ben 2 volte non è da grande squadra, quindi dobbiamo ripartire da questo. Alla fine vi siete un po' fatti sotto, nel senso che si temeva un altro calo. Sicuramente dopo un periodo difficile non è facile, posso assicurarlo, non è facile. E ce la metteremo tutta, ce la stiamo mettendo tutta, stiamo lavorando tanto, e sono sicuro che nelle prossime settimane spariranno anche queste piccole disattenzioni, cali di attenzione. Ma il problema è solo questo a livello mentale, o anche, come dire, una caratteristica della squadra, cioè votata al gioco e magari a pensare meno, come dire, alla fase difensiva? Noi ci lavoriamo, però sicuramente, come hai detto tu, ci sono giocatori di qualità, e a noi piace fare un bel calcio, e quindi poi è sempre bello vincere, anche se per i tifosi una partita spettacolare. A noi ci divertiamo, però ovviamente in questa categoria parla chiaro la difesa che prende meno gol, molte volte vince i campionati, e fino a oggi comunque, seppur con disattenzioni, a vedere il numero di gol presi, ne abbiamo presi non tanti e dobbiamo migliorare tanto. Che cosa è cambiato, come è cambiato il Teramo dalla gara contro la Paganese? È successo qualcosa? Abbiamo preso un po' di fiducia, posso dire che magari è proprio un motivo caratteriale, perché a livello di gioco sì, ci sono partite magari più difficili, partite meno difficili, però abbiamo sempre detto la nostra, quindi sicuramente ci siamo sbloccati. No, a livello... Teramo è più squadra? Sicuramente sì, aiuta a vincere, aiuta a fare gruppo, a fare squadra, sì. Di nuovo a te Jacopo. Grazie Ania, abbiamo sentito anche Andrea Cristini al tuo microfono. Oggi insomma la difesa, ecco, diciamo, a quantomeno un po' da rivedere, 3 gol subiti contro la Casertana. Però adesso scendiamo in Serie D con i risultati della giornata, di questa nona che prevedeva questi 3 derby che aspettavamo da tempo. Atletico Porto Sant'Elpidio Jesina, giocata ieri 1-0, il Fiuggi vince a Cattolica 2-0, Giulianova Chieti
1-0, Materica Vasto Gerardi 3-0, Montegiorgio San Giustese 0-1, Agnonese Campobasso, altro derby, ma in Molise, lo vince il Campobasso di Cudini 1-2, Pineto Avezzano 1-0, Recanatese Tolentino 3-1, Notaresco vince a Vasto 1-0. Vediamo la classifica. E ancora c'è una coppia, la solita, no, questo è il primo turno dei play-out, addirittura l'andata, dobbiamo vedere la classifica, in cui c'è la coppia formata da Recanatese e Notaresco a quota 24 punti. Vabbè, se la vediamo tra poco magari, eccola qua, oh, meno male. Recanatese e Notaresco 24 punti, 17 punti per il Pineto, più 7 la coppia di testa. 16 punti per l'Atletico Porto Sant'Elpidio, 15 per il Matelica che sta risalendo, 14 per il Montegiorgio, 13 per il Vasto Gerardi, 12 per San Giustese, Agnonese e Giulianova, 11 per Fiuggi, Vastese e Campobasso, 10 per il Chieti, 8 per l'Avezzano, 7 per il Tolentino, 3 per il Cattolica, 2 per la Jesina. Oh, ragazzi, siccome stiamo per andare a vedere i servizi, partiremo proprio dal servizio dell'Aragona tra Vastese e Notaresco, vi chiedo, sulla base di quella classifica che abbiamo appena visto, in ottica Chieti preoccupato, Francesco? Inizia ad essere preoccupante la situazione, da vedere adesso come reagirà un po' la squadra. Oggi doveva fare punti, i punti non sono arrivati, ci sono delle attenuanti, le squalifiche, c'era praticamente la difesa azzerata, mancava il punto di riferimento davanti che è Traini. Vediamo che succede in settimana, sta di fatto che adesso è in piena zona play-out. Certo, Pier Marco invece rispetto a qualche settimana fa si respira tutta altra aria, peraltro dall'avvento di Rachini, 4 partite, 4 vittorie, 3 in campionato e 1 in Coppa. Sì, ora stiamo lavorando, ovviamente con le vittorie lavoriamo molto più tranquilli, però ancora facciamo niente ovviamente e dobbiamo continuare a vincere se vogliamo stare lì. Oh, chi invece continua a vincere, Andrea, è proprio il Notaresco. 8 vittorie consecutive dalla prima sconfitta con il Vasto Gerardi, 8 vittorie su 8. Io direi, facciamo così, andiamoci a vedere il servizio della partita e poi vediamo un po', cominciamo l'analisi. Vastese Notaresco 0-1, il servizio. Il Notaresco sale sull'otto volante, tiene la testa della classifica, stavolta a cadere per mano della coccapolista e la Vastese, battuta da una rete di Marco Sansovini ed inizio ripresa. La banda Magnoni, il Notaresco 2.0, è persino più cinico e vincente di quello di Mirko Cudini della passata stagione. Padroni di casa senza Palumbo ma con Esposito e Stivaletta ai lati di Dos Santos, mentre il tecnico rosso-blu conferma Romano e Sansovini e a Blando consegna il compito di ispirarli tra le linee. La Vastese approccia meglio la partita, con il Notaresco che perde per infortunio, dopo nemmeno 5 minuti Davide Salvatori, al suo posto entra Gallo. Ma è la squadra di Amelia a rendersi pericolosa al settimo. Dos Santos libera il destro affilato di Vittorio Esposito, su cui Ginestra è superbo. L'azione prosegue e Stivaletta manca di poco lo specchio della porta. Aragonesi che il gol lo troverebbero anche al tredicesimo, ma con Pollace in posizione di offside al momento della battuta del piazzato ancora di Esposito. Nell'intervallo Amelia inserisce Cavuoti per Ravanelli, Vagnoni butta nella mischia Cancelli per Fagioli, ma nemmeno 2 minuti e Sansovini da fuori classe gira alle spalle di Di Rienzo un destro capolavoro su servizio di Frulla per il vantaggio rosso-blu. La mazzata scuote la Vastese che dopo 2 minuti reclama per la posizione di Stivaletta, irregolare per il primo assistente, chiamata che fa infuriare la parte biancorossa dell'Aragona. Veemente la reazione dei padroni di casa che prima hanno un brivido sulla conclusione mancina di Romano che coglie all'esterno della rete, ma poi sfiorano il pari con Francesco Esposito, fermato però in fuorigioco ancora una volta dopo aver fallito un'occasione che pareva semplice. Il Notaresco cerca di allentare la tensione, Frulla non inquadra la porta prima dell'ingresso di Alonzi per Stivaletta, Vagnoni richiama Romano per Gaetani ma è Cancelli a sfiorare la rete del raddoppio al 76esimo dopo una corta respinta dalla difesa di casa. Il resto è un'attesa per il triplice fischio che condanna gli aragonesi ad un altro stop interno. Festa invece dall'altra parte per il Notaresco, in serie aperta positiva di vittorie da 8 settimane. La Recanatese non molla, è vero, ma i rosso-blu sono la vera grande realtà del girone F. Sono 8 nelle ultime 8 giornate. Noi lo contiamo a fine partita, perché prima, se pensiamo a quello che abbiamo fatto, veramente ci gira la testa. L'idea è quella di attaccare ogni partita,
ma veramente domenica io non so ancora contro chi giochiamo, quindi è un discorso che dobbiamo lasciar perdere il primo posto e giocarci le partite una alla volta, perché se guardiamo che siamo lì ci stressiamo troppo, non è roba nostra, però la squadra sta dimostrando di poterci stare e ci giochiamo le partite una alla volta, come ho detto prima. Sappiamo ci sono squadre fortissime, ma i ragazzi anche oggi hanno dimostrato di lottare su ogni palla. Credo che nel secondo tempo la squadra abbia meritato di vincere, tranne quella a metà del primo tempo dove abbia sofferto qualcosa. La squadra poi nel secondo tempo ha fatto veramente bene, e la propositività dei giocatori, se tu vedi, abbiamo fatto tutti i cambi offensivi perché cercavamo di tenere lontana la palla, di non far giocare palle pulite, perché se ci saremmo abbassati magari avrebbero avuto più campo e ce li saremmo portati veramente dentro l'area. Marco, un gol per l'ottavo successo consecutivo, poi se il gol è innanzitutto bellissimo e poi arriva addirittura col piede destro, è ancora meglio, cosa a cui non eravamo abituati. Forse questo è il primo gol quest'anno di destro, però è ancora meglio, vale sempre 3 punti per fortuna. Però io credo che oggi vada veramente rimarcata la grandissima prova di tutti quanti, chi è entrato, chi comunque non è entrato ed è stato di supporto. E il nostro essere ora primi in classifica per quello che può valere è sicuramente sempre frutto del lavoro, non tanto chiaramente della partita, però del lavoro quotidiano di tutte le nostre componenti. Una sconfitta dolorosa questa, perché nel primo tempo si è vista una buona Vastese, un'ottima Vastese. Sì, assolutamente. I ragazzi hanno fatto bene la gara come è stata interpretata, peccato mancato il gol, o forse c'è stato e è stato annullato, ma in tutto e per tutto, forse Di Rienzo non ha per niente giocato, se non qualche rinvio da fondo campo, ma in tutto e per tutto è stata fatta una buona gara. Di fronte a una squadra che vive su uno dell'entusiasmo, anche ben organizzata e con giocatori importanti e di esperienza. Dispiace per il risultato, perché è meritato in assoluto, e c'è da rimboccarsi le maniche ancora per ricominciare a lavorando sodo, pensando a quello che deve essere fatto, seguendo la linea che è stata data fin dall'inizio e cercando di non essere umorali come purtroppo invece vedo che qui ce ne sono pure troppi. E a me sarà chiesta professionalità e io penso di aver portato professionalità. Se poi si pensa al contrario, allora pazienza, non è un problema mio, però la professionalità qui serve da su, dove poi si dà l'esempio, fino all'ultimo che aiuta la squadra per rendere al meglio, e qui ce n'era poca se non zero, e abbiamo dovuto ricominciare dalla base facendo praticamente un lavoro a 360 gradi con i giocatori, con la squadra, con l'ambiente, con i magazzinieri, con la segreteria, con tutto. Perché? Perché si veniva da una situazione difficile e quindi la situazione era questa, e con professionalità e con grande voglia si sta lavorando in questo. Poi non so perché cambiano le linee erano altre. Non è prendendo due giocatori che si pensa di poter vincere il campionato, ma io l'ho sempre detto in tutte le conferenze, il campionato si vince quando l'ambiente è pronto a vincere. Negli ultimi 20 minuti l'ambiente non era pronto a vincere, anzi, e qui appena iniziato questo tipo di problema, anche l'anno scorso, abbiamo rischiato grosso. Cambi, non cambi, allenatore, un altro allenatore, non conta niente, se ogni anno è la stessa storia, non dipende da Marco, non dipende da Papagni, non dipende da Giampaolo, non dipende da nessuno. Dipende soltanto da chi ha voglia di vincere, e questa è la situazione. Vincere non significa il risultato finale, ma creare un ambiente, e allora diventa più facile. Queste le parole, le abbiamo tagliate. In realtà l'intervista di Amelia è stata molto molto più lunga, più articolata, poi ne parleremo. Innanzitutto cominciamo dalla partita, una partita, Andrea, insomma, hai visto un po' gli highlights, hai visto che cosa si è inventato Marco Sansovini? Sì, bellissimo gol, peraltro col suo
piede debole, sì. Se esiste un piede debole per Sansovini, sì, esiste il destro, non fosse altro che perché lui è un mancino, ma lì si è messo un gran gol, un gol di un attaccante a questo punto senza tempo che in Serie D negli ultimi anni aveva avuto qualche difficoltà anche lo scorso anno a Modena, forse anche di natura fisica. Ora lui sta bene, si è allenato con continuità, è in condizione e dunque riesce a fare la differenza. E questo conta in gare come queste che sono equilibrate, avere lo stoccatore che faccia appunto la differenza può far volare appunto il notaresco. Quello che sta facendo la squadra di Magnoni, 8 vittorie consecutive, sono un dato straordinario. C'è, lo abbiamo detto la scorsa settimana, una squadra che sta facendo la stessa cosa che la Recanatese, però la Recanatese non ha fatto 8 di fila. Notaresco sì, meglio di queste due squadre sta facendo solo il Palermo, che oggi ha vinto non la partita su 9, ma il Palermo è di un'altra dimensione. Notaresco è di una dimensione inferiore nel suo girone, però sta facendo un qualcosa di debordante, e forse il fatto che non sia da solo in vetta alla classifica non riesce a dare la giusta entità all'impresa che sta facendo la squadra di Vagnoni e del presidente Di Giovanni. Quindi complimenti e soprattutto ravviso che questa squadra in casa dà spettacolo, fuori casa riesce a essere pragmatica. Ha vinto a Recanati soffrendo e magari non meritando fino in fondo, ha vinto di misura l'ultima partita a Tolentino soffrendo anche in quel caso, oggi ha vinto una partita sul campo della Vastese, squadra che ha giocatori di grande importanza, e lo ha fatto con merito sotto certi punti di vista, ma anche con una certa concretezza. Quindi è una squadra che sta dimostrando al momento di avere le qualità per restare in alto, perché sa essere bella quando serve, ma sa essere anche tremendamente pragmatica quando serve esserlo. Dunque complimenti al notaresco, che ha l'uomo copertina in Sansovini, però oggi ad esempio si fa male un giocatore come Salvatori, che è un pilastro, sì, della difesa, entra Gallo e l'assenza di Salvatori si sente meno. Quasi mancava nulla. Oggi anche mi pare Marcelli squalificato, però sì, è una squadra che sta facendo davvero cose sensazionali. Questo messaggio: buonasera, come sempre a Vasto, ambiente pesante, chiacchiere, non si risolve nulla, altro anno alla finestra, grazie. Lo teniamo lì, così come abbiamo tenuto le parole di Amelia, ci torniamo tra poco. Prima torniamo un attimo a Teramo, dove vedo Aia in compagnia di Francesco Di Francesco, che saluto, immagino, io non so se... Ciao. Ciao ciao. Come va a livello cardiaco, le coronarie, questo 4-3? Bene, molto molto bene, non mi sono preoccupato mai. No, non è vero. Non è vero. Mi sono pure agitato, molto, perché sarebbe stata una beffa non vincere questa partita. La Casertana è un'ottima squadra, è la migliore vista qui quest'anno al Comunale, ha giocato molto bene, non ha sbandato nemmeno sul 2-0, poi sul 3-1, poi sul 4-2, però sarebbe stata secondo me una beffa per il Teramo, per come ha giocato, per come ha interpretato la partita, per le occasioni create, per la vivacità nella manovra offensiva. Evidentemente in fase difensiva, e ripeto, per fase difensiva non si intende solo i difensori, ma si intendono un po' tutti i giocatori, soprattutto i centrocampisti e i trequartisti, qualcosa va rivisto. Ma Tedino lo sa meglio di noi. Tedino infatti era un po' arrabbiato, Francesco, prima. Tedino era molto arrabbiato perché giustamente dice una partita giocata a questi livelli, tecnicamente livelli notevoli, c'è poco da fare, non è questione di essere di parte o non di parte. È stata una bella partita, resa molto bella anche per la bravura in possesso di palla da parte della Casertana, però il Teramo ha avuto dei momenti di vivacità nell'azione offensiva, la rapidità di esecuzione, le giocate in fase finale che difficilmente si vedono a questi livelli, non solo qui a Teramo se pensiamo agli ultimi anni, ma anche se torniamo indietro di molti anni qui a Teramo e anche se facciamo il raffronto con altre squadre e altre realtà. Senti Francesco, cambiano un po' le prospettive, però si vedeva una standing ovation per Mungo, scusami Jacopo. Non ho sentito la domanda. Perché... Era un po' di tempo che non si vedeva al Bonolis una standing ovation per un giocatore all'uscita dal campo, ovvero nello specifico oggi per Mungo. Sì, beh, oggi Mungo ha dato
una dimostrazione, l'ennesima secondo me, ma oggi ancora di più delle altre, di quelle che sono le sue qualità tecniche, di quella che è il suo bagaglio tecnico, le azioni, la velocità, la fantasia nel cercare il gol, quello del 4-2. Quindi credo che la standing ovation era più che meritata. È un giocatore in più nell'organico del Teramo. Dicevo, Francesco, rapidamente, perché dobbiamo andare in pubblicità, cambiano un po' adesso le prospettive, perché 9 punti in 3 partite, 18 punti in classifica, finalmente la parte sinistra della graduatoria. Adesso bisogna mantenere il ritmo, perché davanti non è che si corra tantissimo, Regina a parte. Beh, davanti sì, è vero che non corrono molto, ma questo è un campionato di una difficoltà estrema. Il Potenza, che era primo in classifica, che era giudicato nell'ultimo mese la squadra più in forma, ha preso 3 gol al Monopoli. La Ternana, altro squadrone, perdeva 1-0 con la Vibonese. Il Catanzaro, che non riesce a ingranare nemmeno con il cambio dell'allenatore. Se vogliamo, stessa cosa per il Catania. La Regina sì, la Regina è di un altro, almeno per adesso è di un altro livello, ma lo si sapeva che delle 5 squadre accreditate alla vigilia come le pretendenti al primo posto finale, la Regina fosse la più completa come organico, con giocatori anche lì che possono risolvere la partita in qualunque momento. Le strategie cambiano, nel senso che prima non meritavi di stare dove si trovava il Teramo, le strategie cambiano in funzione delle prossime giornate, perché adesso domenica prossima il Bisceglie in casa, poi dopo la trasferta con il Picerno, il Teramo giocherà contro tutte le grandi, o presunte grandi, sì, tali del campionato. Certo. Ecco. E lì forse vedremo la vera forza del Teramo. Grazie, Francesco. Che comunque oggi ha dimostrato di avere notevoli qualità. Grazie, Francesco. Ti saluto, saluti a tutti. Ciao. Grazie. Ciao, Jacopo, grazie a voi. Noi ti ringraziamo e ti liberiamo, perché ovviamente. Grazie a voi, io ringrazio anche Claudio Di Giacomo per il supporto tecnico, ovviamente. Grazie mille, ti lasciamo ad altre incombenze, sempre giornalistiche, ovviamente domani il tuo pezzo sul Messaggero lo leggeremo con particolare attenzione. Ciao Ania, grazie a te, grazie anche a Claudio Di Giacomo, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, dopo continuiamo a parlare di Vastese Notaresco. Allora, eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, chiudiamo definitivamente la parentesi Teramo per tornare su Vastese Notaresco. Mi segnalano dalla regia che insomma a Vasto la tifoseria non è contenta, e l'SMS che vedete è uno dei tanti che sta arrivando. Amelia facesse qualche mea culpa, una volta l'arbitro, una volta l'ambiente, una volta i giocatori, rosa buona, non da attuale classifica. E questo è un po' il leitmotiv delle cose che stanno arrivando. Amelia, vattene da Vasto, non vogliamo fare la fine della Lupa Roma. Ma detto questo, Francesco, te che l'hai visto, chiaramente non ti chiedo di entrare nello specifico perché non segui la Vastese, ma un allenatore che dice, e non è la prima volta, perché l'ho già fatto qualche settimana fa, è l'ambiente che non è pronto, questo di Vasto è l'ambiente che non è pronto a vincere, e lo avete capito, dice, anche negli ultimi minuti, in cui probabilmente c'è stato forse qualche mugugno. Io devo dire la verità, io non ho sentito tutto questo ambiente ostile negli ultimi minuti, però probabilmente Amelia sì. Te che impressione hai avuto dalle parole? Ma l'impressione sicuramente è un segnale di chiaro nervosismo, cioè c'è qualcosa che non va, e a quel punto se hai un problema devi risolverlo, perché poi a pagare, come si vede poi in campo, è la squadra. Perché comunque la squadra c'è, cioè la rosa è stata costruita, hanno acquistato un attaccante che in teoria fa la differenza, che è Dos Santos. Se le cose non vanno e tu non ti trovi bene, a un certo punto anche tu allenatore devi capire, certo, se è giusto continuare o insomma le strade si separano. Io credo che questo non sia una cosa all'ordine del giorno, ti spiego anche perché. Sì. Perché l'accordo tra Amelia e la Vastese è triennale, io penso che sia una cosa che normalmente non si vede in Serie D, è che se è stata fatta è perché il progetto è a lunghissimo termine. Tant'è vero che Amelia dice: noi siamo venuti qua, io e il mio staff,
Ci avete chiesto professionalità, noi l'abbiamo data perché prima non c'era, quindi è una ricostruzione dalla base, quella che intende lui. Sì, però è da capire quali sono stati anche un po', cioè se la piazza vuole altro, evidentemente non ci si è capiti bene, forse è giusto proprio incontrarsi società, squadra e tifosi e insieme cercare di trovare una quadra per andare avanti, perché così è chiaro che la squadra anche ne risente in campo. Oh, Andrea, lo sai chi ci gioca con la Vastese settimana prossima? Vastese a Pineto. Esatto, per Marco, che ambiente, visto che, insomma, vabbè, non che ambiente, niente di particolare, non è successo nulla, però Amelia qualche segnale di nervosismo oggi lo ha dato. Ripeto, quella che avete sentito è una minima parte di un'intervista davvero enorme, 7-8 minuti, poi chiaramente esigenze televisive ci portano a ridurla. Sì. Te che dici? Sempre un derby, quindi è sempre una partita importante e ovviamente la Vastese sta andando un po' male, ma noi... Cioè, questo un po' vi preoccupa? Cioè nel senso? Un po' sì, perché devono fare i punti e quindi... Però noi, nel senso, noi andiamo per la nostra strada e dobbiamo vincere. Poi sarà una battaglia, sarà difficile, ma noi ce la dobbiamo fare. Oh, ottava sinfonia per il Notaresco, però Andrea, io volevo da te un giudizio sulle parole di Amelia. È un'intervista molto articolata, tu hai detto che ha parlato 7 minuti, quindi insomma sarebbe stata ulteriormente articolata. Io dico questo, che... No, perché io a un certo punto gli ho chiesto, mister, ma questo che lei sta facendo è un richiamo alla piazza e poi a chi? Perché dalle premesse che avete sentito... A un certo punto io pensavo che dicesse anche alla società, quando dice le cose sono cambiate in corso d'opera e quant'altro, e lui ha detto no, un po' a tutti, anche ai media, perché voi descrivete le cose, potete farlo in un modo piuttosto che in un altro, quindi era un ragionamento a 360 gradi. Vabbè, diciamo questo, io condivido quando lui fa il passaggio e dice bisogna crescere in generale. Tant'è che sono anni che cambiano gli allenatori, ma a Vasto quando le pressioni salgono poi c'è un crollo. Noi ricordiamo i gironi d'andata fatti bene, poi i cali, gli esoneri, i ritorni, ricordiamo Colavitto, Favo, ricordiamo lo scorso anno l'avvento di Papagni, Palladini, Montani. Quindi tanti allenatori sono passati, hanno avuto i loro momenti belli, poi i loro tracolli e poi ci sono stati gli esoneri. E Vasto fa fatica, la Vastese fa fatica a spiccare il volo, quando può farlo poi va giù, quindi io questa parte del discorso la condivido, che bisogna crescere. Mi è sembrato un po' eccessivo questo discorso di avete chiesto la professionalità, io la sto mettendo al contrario del passato. È stato un passaggio sin troppo tranciante e ingeneroso, perché comunque questa è una società ed è un gruppo di lavoro che viene dal basso, è ripartita dall'eccellenza, sta cercando un consolidamento, magari Amelia deve lavorare in questo senso, però buttarla proprio così dopo una sconfitta mi è sembrato sin troppo ingeneroso, come voler distogliere il fatto che la squadra sta ottenendo dei risultati un po' al di sotto delle aspettative. Quali sono le aspettative? Di vincere il campionato? No, io penso che a Vasto non si possa pensare di vincere il campionato, anche con gli innesti che sono stati fatti, sono giocatori forti ma vanno integrati in tutto il gruppo. La Vastese ha iniziato un programma di crescita e lo deve portare avanti. È una squadra che sicuramente deve giocare meglio, è una squadra che deve raccogliere un po' di più, ma non tanto da poter ambire a vincere il campionato. Però Amelia, che è un uomo di calcio navigato, che è stato anche a certi livelli, sa bene, da uomo di calcio, che i risultati comandano, e quindi in questo momento c'è un po' di burrasca, perché perdi in casa con una neopromossa, vai ad Avezzano e pareggi, oggi riperdi in casa, sì, contro la prima della classe. In generale non è un bel momento per la Vastese, però proprio nell'ottica di questa professionalità che lui sta cercando di portare, bisogna lavorare, pedalare e cercare di migliorare il rendimento della squadra e di conseguenza i risultati. Penso che Bolami, Scafetta e l'ambiente di Vasto non chieda ad Amelia di vincere il campionato. No, quello sicuramente no.
ma di preparare questa squadra a farlo magari in futuro, è un progetto triennale. Io penso che la Vastese debba arrivare, perché la piazza lo vuole, lo esige, è una piazza di calcio molto calda. Alla lunga con Amelia bisognerà lavorare per portare la Vastese tra i professionisti, non quest'anno, ma magari l'anno prossimo, tra 2 anni sì. Ok, chiarissimo. Oh, vediamo qualche episodio da Moviola, poi Francesco ti faccio rispondere anche alla sollecitazione da casa, perché Grandoni non fa giocare Catalli, magari te ne sai qualcosa di più, poi ci risponderai, perché poi andremo proprio a vedere Giuliano Vacchietti. Vediamo i 3 episodi da Moviola, che in realtà sono tutti e 3 fuori gioco. Oggi a Vaso hanno protestato tantissimo per le segnalazioni di fuori gioco, ce ne sono state tante, soprattutto in casa aragonese. Partiamo con la prima, le ho messe in fila. Ecco qua, questo è il calcio di punizione, porta gol annullato di Pollace. Siamo al 13° del primo tempo. Quello Pollace è quello che vedete contrassegnato, a cui poi arriverà il pallone, dalla freccia rossa. Lui dice di no, la sensazione è che invece secondo me un po' avanti sia. Francesco, sei d'accordo? Sì, sembra avanti, insomma. Pier Marco? Sì. È un po' avanti, e bisogna dire che non ci sono state tantissime proteste. Il secondo episodio da Moviola, prima di mandarlo, fatemi fare una premessa. Siamo sullo 0-1, il Dodaresco ha appena segnato il gol dello 0-1. Dopo 2 minuti Stivaletta va in gol. Dalle immagini non vedrete nel momento del passaggio la posizione di Stivaletta, ve lo dico già, ma abbiamo contrassegnato, credo ha ragione, un difensore del Notaresco che forse, ma la certezza non l'avremo mai, che forse potrebbe tenere in gioco Stivaletta. Vediamo l'episodio. C'è un pallone, ecco qua. Allora, il difensore del Notaresco è quello che vedete contrassegnato. Tra poco a destra apparirà Stivaletta che va in gol, c'è la segnalazione del fuorigioco. Protestano tantissimo i giocatori in campo. Ripeto, qui non abbiamo contrassegnato il giocatore per valutarne la posizione, abbiamo contrassegnato che poi è Ghiani, è il numero 3, per cercare di capire ad intuito se potesse essere in posizione di fuorigioco. Francesco, che te ne potrebbe va? Essere, ma come dicevi tu prima, la certezza non ce l'avremo mai, nel senso che sembra possa anche tenerlo in gioco, però ecco, purtroppo la reazione è quella che comunque lui è fermo, però poi capisce forse di aver, cioè poi riprende la corsa verso la palla, boh, potrebbe aver avuto anche lui la sensazione di tenere lui in gioco l'avversario, e quindi ha cercato di recuperare, però certezze non ne abbiamo. Andrea? Chiaramente non possiamo dirlo con chiarezza. Qui si parla di, guarda, la sensazione è che possa essere in posizione regolare. La mia sensazione è che poi non possiamo avere la certezza, ma se mi parli di sensazione è che possa essere ecco in posizione regolare. Ecco perché io ho contrassegnato Ghiani. Perché io dal vivo, dico la verità, non puoi capire se è una posizione di fuorigioco o no, soprattutto perché qui, che lo sia o non lo sia, stiamo parlando veramente di centimetri. Ma quando poi sono tornato in redazione e l'ho rivisto, mi è apparso Ghiani e ho detto: capisco le proteste, perché potrebbe essere lui a tenere in gioco Stivaletta, però chiaramente la certezza non l'avremo mai. Comunque, Pier Marco, te l'avessero annullato? No. Speriamo di no. Sì. Però intuito mi sembra anche a me regolare, che viene da dietro. Poi, ok, vediamo il terzo e ultimo episodio da Moviola. Un altro fuorigioco. E vediamo. Allora, da premettere, questo qua è un'azione che non porta a un gol, È un calcio di punizione di Vittorio Esposito. Colpo di testa di Dos Santos con Gallo, e Francesco Esposito, ex Pineto, la manda in curva d'Avalos. C'è da valutare nel momento in cui Dos Santos tocca il pallone se Francesco Esposito, e mi pare di sì, è in posizione di fuorigioco. Sì. Sei d'accordo, Andrea? Sì, fuorigioco. Francesco, nel momento in cui lui la tocca, lui è già avanti, per cui sì. In questo caso è un episodio che conta relativamente, perché poi, come vedete, Esposito il pallone lo manda fuori, quindi non ha cambiato il destino dell'incontro.
se prendi Palumbo e Vittorio Esposito a settembre vuol dire che vuoi vincere, Amelia è inadeguato. Ma insomma, poi non è sempre così per Marco, vero? Poi dipende. Però dipende. Posso dire una cosa, sì. Mi perdonerà anche l'ospite, ma Vittorio Esposito in questi anni quanti campionati ha vinto? Coco Palumbo, che ha fatto due grandi stagioni a Francavilla, ha vinto dei campionati, sono dei giocatori forti, però non è che in questi anni, in questi ultimi anni hanno vinto campionati, di conseguenza hai preso giocatori che ti fanno fare, che ti portano alla vittoria, hai preso giocatori forti ma che devono essere inseriti in un contesto vincente, non è che loro sono giocatori che vincono il campionato automaticamente. E nel trascorso più recente non ci sono vittori di campionato, almeno negli ultimi anni, Non mi spingo troppo indietro, però. Piermarco, ti ho interrotto. Sì, dipende. Poi, nel senso, i giocatori fanno una differenza, però ci vuole sempre l'organico, la squadra, il mister, e l'ambiente soprattutto. Certo, è quello di cui parlava Amelia. Oh, intanto fatemi salutare, prima è arrivato un messaggio con un sacco di nomi dal Barfadini, io li saluto. Peraltro, il primo che si è firmato, Lolli, mi pare di averlo non conosciuto virtualmente sui social, penso di aver capito anche chi è, quindi lo saluto. Sempre Forza Teramo, più 3 punti, avete fatto vedere il servizio a Teramo? No, abbiamo mandato le interviste tutte quante in diretta, abbiamo fatto vedere i gol. Poi nell'ultima parte vedremo anche gli highlights che ci arrivano, però dalla Lega non siamo noi i padroni della questione, quindi dobbiamo attendere i tempi della Lega. Andiamo, ci spostiamo al Fadini, non al bar come gli amici che ci seguono, andiamo allo stadio Rubens Fadini a qualche metro per vedere la vittoria del Giulianova 1-0 contro il Chieti. Peraltro poi ascolteremo il presidente Bartolini che dà insomma l'ufficialità dell'arrivo di Ivan Castiglia in giallo rosso. Il servizio di Paolo Renzetti. Vittoria di rigore nel derby del Rubens Fadini, dove i padroni di casa basta un gol di Suriano dagli 11 metri in avvio di ripresa per superare il Chieti e riscattare la pesante battuta d'arresto di Fiuggi. Per i neroverdi un KO figlio delle tante assenze di un secondo tempo timido dopo una buona prima parte di gara. Padrone di casa con il 3-5-2, Teatini rimaneggiati per le assenze di Veneri, Ricci e Traini, che rispondono con il 4-4-2. Al Fadini ci sono 700 spettatori, dove dirige Andrea Ancora di Roma 1. Derby del cuore per il tecnico giuliese Federico Del Grosso per diverse stagioni in maglia neroverde. Gara che nei primi 20 minuti non regala alcuna emozione. Al 22esimo angolo di Antonelli per il Giulianova è uscita con i pugni di Camerlengo, che allontana la sfera. La gara resta bloccata con le due squadre che praticamente si annullano e con le emozioni che così latitano. Al 36esimo opportunità per gli ospiti con il portiere Di Piero, che con i pugni anticipa gli avanti neroverdi. Al 37esimo ghiotta opportunità per il Chieti con un tiro di Mazzolli dai 25 metri con il pallone che scheggia la parte superiore della traversa e finisce sul fondo. Al 43esimo Bagigalupa l'occasione per regalare agli ospiti il gol, ma sulla sua incornata sotto misura il portiere giuliese Di Piero è miracoloso e salva. Sul finire di tempo si infortuna nel Chieti anche Vittiglio, costretto a restare negli spogliatoi e sostituito ad inizio di ripresa dal figlio d'arte Gautieri. Per la squadra di Grandoni si allunga così la lista degli indisponibili. Il Giulianova in apertura di ripresa cerca di approfittarne, sposta in avanti il baricentro del gioco. All'ottavo ci prova Suriano, ma la sua conclusione è bella stilisticamente ma non precisa. Il gol è rimandato di pochi minuti. Al decimo infatti i padroni di casa trovano il vantaggio sempre con lo stesso Suriano, che trasforma un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un contatto in area teatina fra Barlafante, lanciato a rete del portiere del Chieti Camerlengo, che appare nella circostanza piuttosto ingenuo con l'attaccante giallorosso che si era allungato il pallone. Si infiamma il derby dopo il vantaggio dei padroni di casa con la squadra ospite che accusa il colpo e stenta a reagire. Al 21esimo Mazzolli prende però la mira dei 25 metri ma mette il pallone fuori misura. I padroni di casa al 25esimo ci riprovano, questa volta su punizione di Fioretti, che mette il pallone di pochissimo sopra la traversa. Al 32esimo viene ammonito per proteste l'allenatore del Giulianova Federico Del Grosso. Le due squadre intanto si allungano ma gli ospiti non riescono mai veramente a rendersi pericolosi. Al 40esimo ci prova il neoentrato Di Marco ma para a terra Di Piero. Al 44esimo viene poi allontanato dalla panchina per proteste il tecnico della formazione di casa Del Grosso, con gli animi che si scaldano in campo negli ultimi minuti. Poi 6 minuti di recupero in cui il Giulianova non corre rischi, portando così a casa una vittoria pesantissima. Per il Chieti arriva un'altra sconfitta, ma nelle prossime giornate con il rientro di diversi titolari le cose potrebbero cambiare.
Del Grosso, una vittoria fondamentale, importante, perché occorreva una reazione dopo la sconfitta di Fiuggi, la vittoria è arrivata, a questo conta per il Giulianova. Sì, è una vittoria importantissima che fa morale, una vittoria sofferta, però i ragazzi, devo complimentarmi con i ragazzi perché hanno avuto un approccio positivo, anche se un po' contratti il primo tempo, però potevo capirlo perché avevano un peso nella testa non indifferente. Poi nella ripresa abbiamo lasciato un po', ci siamo lasciati un po' andare e quindi poi siamo andati, insomma, molte volte davanti al portiere. Ora occorre dare continuità alla vittoria con il Chieti. Sì, è quello che ho chiesto ai ragazzi, adesso non si deve abbassare la guardia, anche perché ci sarà subito la trasferta di Campobasso, quindi dobbiamo solamente dare continuità, lavorare e credere di più alle nostre potenzialità, perché ci sono. Grandoni, un buon primo tempo in cui non avevate corso rischi, anzi avevate costruito sul finire di primo tempo proprio due occasioni importanti per passare in vantaggio, poi nella ripresa è uscito fuori il Giulianova, tante assenze nel Chieti che nel secondo tempo si sono probabilmente sentite. Nel secondo tempo, tranne l'occasione del rigore in cui poi loro hanno vinto la partita, non mi ricordo la parata del nostro portiere, assolutamente, quindi partita classica che si dice in questi casi, che magari con un episodio può cambiare, ma con i secondi ma non si fa la storia, non si fa niente. Quello che ho detto anche domenica scorsa contro la Reganatese, quello che conta a questo giochino è il 90esimo. Il 90esimo ha detto che il Giulianova ha vinto, è andato a 12 in classifica, noi siamo rimasti a 10 e tutto il resto non conta assolutamente. Noi dobbiamo assolutamente in questo momento fare silenzio e pedalare. A volte si è in cudine, a volte si è in martello, in questo periodo siamo assolutamente in cudine. Testa bassa, coda tra le gambe e si deve lavorare, basta. Oh, Francesco, allora, che partita è stata? È stata una partita molto che somiglia molto alle ultime partite del Chieti, cioè spesso il Chieti ha un approccio positivo alla gara, cioè nel senso anche contro il Giulianova, diciamo, il primo tempo le occasioni migliori le ha avute il Chieti, poi nella ripresa si perde un po'. Oggi le attenuanti c'erano, mancava praticamente la difesa titolare, si è infortunato Vittiglio, mancava in attacco Traini, che è il punto di riferimento, il trascinatore della squadra, quindi ci sta. Però anche in settimana, io avevo parlato anche con il direttore generale Masciangelo, c'era stata insomma una strigliata anche alla squadra proprio per questo motivo, nel senso che nelle ultime gare c'è questa tendenza a un po' a perdere di concentrazione, cioè più una questione probabilmente mentale più che fisica, questo calo che avviene sempre nella seconda parte della gara, e quindi il problema è che adesso insomma sei nella zona play-out, il campionato è complicato perché sì, la classifica è corta, quindi puoi anche recuperare, però non c'è partita dove tu se non stai 95 minuti al 100%, insomma le partite non le porti a casa. Questo è un po' il quadro finora. Ecco, invece del Giulianova, che impressione hai avuto, considerando che questa era una squadra che veniva da una settimana complicatissima? Perdonatemi, sì, morendo in diretta. 6-0, insomma, 6-0 e quant'altro, cioè era una squadra che aveva forse, se vogliamo, a livello emotivo ancora più bisogno del Chieti di vincere. Se c'era qualcuno che ne aveva bisogno di più, ne avevano bisogno tutte e due. Sì, entrambe, però sì, loro chiaramente nel primo tempo forse anche da parte loro c'era un po' di tensione, chiaramente vieni da un risultato pesante, però nell'arco poi della partita insomma sono andati sempre meglio, nella ripresa oggettivamente hanno giocato meglio, anche se non hanno avuto grossissime occasioni, ma insomma la partita l'hanno portata un po' loro, il pallino del gioco ce l'avevano loro e insomma alla fine hanno portato a casa 3 punti d'oro per quello che consideravo anche che era un derby, e un derby sempre sentito. Francesco, ti chiedo se la tua sensazione, considerando che siamo a qualche settimana dalla riapertura delle liste, pensi che al netto dei rientri, che sicuramente ci saranno perché sono infortuni, squalifiche, Grandoni riavrà Agnonese Campobasso, lo fate vedere? No,
No, Abruzzo del pallone è difficile, se non gioco ti chiediamo perdono, ma no. Dicevo, pensi che ci sarà anche un ritorno sul mercato? Ma io immagino di sì, immagino di sì, perché anche questo calo mentale che ha la squadra può essere anche dovuto al fatto che per molti si tratta della prima esperienza, soprattutto i più giovani, in questa categoria. E queste cose le paghi, probabilmente qualcuno un po' più di esperienza che ti dà qualcosa in più può servire. Oh, andiamoci ad ascoltare Andrea. Il notaresco sulla carta non mi sembra uno squadrone, ma il suo mister ha dato un gioco alla squadra, al contrario di Amelia che mi sembra, vabbè, presuntuoso col foglio rosa. No, dai, parliamo comunque di un campione del mondo, quindi no. Beh, sicuramente però è vera la prima parte, un grandissimo lavoro. Diamo modo ad Amelia di fare il suo, e Amelia probabilmente in queste dichiarazioni ha alzato un filino troppo il tiro su certi argomenti, su altri magari ha ragione. Vagnoni in questo compito è un filo più, diciamo così, facilitato, ma molto tra virgolette, perché Notaresco è una piazza di calcio, ma non ci sono le pressioni che notoriamente ci sono a Vasto. Tutto certo. Qui. Poi peraltro prima un telespettatore è stato attentissimo a quello che avevi detto te prima, ha scritto, vedete che a San Nicolò ci sono i Sansovini, i Pomante, i Ginestra, gente che ha vinto, esattamente certo, come dicevi te, e infatti diceva, a questo punto bisogna riconoscere Salvatore Giovanni, magari spendendo meno degli altri, è riuscito a fare un altro capolavoro. Io l'ho definito un Notaresco 2.0 rispetto all'anno scorso. E lui, D'Ercole e Natali hanno scommesso su giocatori che molti pensavano fossero bolliti, superati, non più utili, e invece Pomante, Salvatori, Sansovini, Ginestra, un quarantenne pure lui, quasi come Sansovini, sono la spina dorsale di un gruppo che per il resto è molto giovane, però la colonna, la spina dorsale è estremamente esperta. Certo, ma il Notaresco e il Pietro dove giocano se vanno in C? Io questo non lo so, innanzitutto io direi, prima facciamocele andare in Serie C, poi magari verranno fuori anche le idee, è impossibile sapere dove giocheranno. Oh, senti, invece anche a te chiedo, ma Giulianova ti aspettavi che facesse una partita di grande tigna, di grande... Sì, perché i tifosi a Giulianova sono estremamente vigili, non hanno digerito, tollerato la figuraccia di Fiuggi, e quindi i giocatori sapevano che dovevano davvero sputare sangue in questa partita, tant'è che Giulianova non ha fatto un partitone, ma ha fatto una partita gagliarda, che è la prima cosa che guarda il tifoso. Certo. Facendo una partita gagliarda, sfruttando l'episodio, il Giulianova ha vinto una partita che poteva tranquillamente anche finire 0-0, però sicuramente tra le due squadre ha vinto quella che ha messo un po' più di voglia di vincere, un po' più di cattiveria agonistica. Assolutamente, ci andiamo ad ascoltare i due presidenti, Mergiotti da una parte e Bartolini dall'altra, che ufficializza l'arrivo di Ivan Castiglia in giallorosso. Lo ascoltiamo. Presidente, non è un momento favorevolissimo per il Chieti, oggi probabilmente hanno pesato le assenze. Sicuramente avevamo tre assenze importanti per squalifica, qualche ragazzo che pure in campo durante la settimana ha avuto qualche problema fisico, abbiamo cercato di dare tutto quello che potevamo dare. C'è l'ulteriore infortunio di Vittiglio che nel secondo tempo non è rientrato, purtroppo nel calcio ci sono questi momenti, li affrontiamo, andiamo avanti e cerchiamo di tornare al più presto a fare punti. Come si può uscire da questo momento? Bisogna ricompattare un po' il tutto, noi stiamo lavorando, come sta lavorando la squadra, come sta lavorando il mister, continuare a lavorare, se necessario lavorare più di prima e sicuramente i risultati arriveranno. Si avvicina anche l'appuntamento con il mercato, rinforzerete la squadra, cioè, o comunque regalerete qualche nuovo giocatore a Grandoni? Sicuramente, prima di parlare, ma stiamo già lavorando, con il reperto del mercato ci saranno delle operazioni per rafforzare la squadra. Questo abbraccio tra il presidente Giulianova e Del Grosso sancisce la pace dopo il 6-0 di Fiuggi. Una battuta, presidente, ma dopo quella sconfitta ci voleva una reazione, è arrivata la vittoria in un derby non facile con il Chieti. No, ma questo abbraccio ha un significato diverso, perché dopo la sconfitta per 6-0 sicuramente il colpevole non era il mister, non era Federico. Noi abbiamo una nostra mentalità che abbiamo portato avanti per 4 anni, lui è stato il capitano
capitano di questa squadra da sempre e quindi ha incarnato lo spirito del Giulianova, no? Che è conosciuto in tutta Italia, lo spirito che oggi abbiamo rivisto in campo con la nostra squadra che ha lottato su tutti i palloni e che poi alla fine ha portato a casa la vittoria perché l'ha voluta più dell'avversario. Quindi oggi sono molto felice perché abbiamo regalato un'altra vittoria di un derby a Giulianova, ho visto i nostri tifosi contenti che hanno tifato la squadra dal primo all'ultimo momento, che hanno avuto il gusto di tifarla perché i ragazzi si sono impegnati, hanno sudato la maglia e questo è quello che noi stiamo cercando di fare capire ai giocatori che sono arrivati quest'anno, perché l'anno scorso è terminato un ciclo, come ho detto spesso, e far capire a uno spogliatoio la mentalità di questa società, di questa squadra, della città riguardo al calcio è importantissimo, quindi siamo felici. Poi domani regalerò a Federico un altro giocatore di valore. Possiamo dire il nome a questo punto? Sì, possiamo dire, il giocatore è Castiglia, Ivan, ha 206 presenze nei professionisti, non ha mai fatto la Serie D, è un centrocampista, il reparto in cui abbiamo meno over d'esperienza rispetto agli altri, è un insomma, giocatore che unisce alla tattica la forza fisica. Ivan è molto contento di venire a Giulianova, ha rifiutato diverse piazze e Federico avrà la possibilità poi di girare la squadra con più soluzioni. Oh, l'arrivo dunque di Ivan Castiglia nel centrocampo del Giulianova, lo ricordiamo, classe 1988, Cosentino, è un giocatore che ha militato, come ha detto anche il presidente Bartolini, ma in Serie D, questo è poco ma sicuro, sempre categorie superiori, tante volte alla Regina, è svincolato l'ultima stagione, ha giocato a Trieste, poi Triestina, Siena, risalendo, sto risalendo all'indietro, Siena, Catania, Como, Salernitana, Vicenza, Catanzaro, Regina, Cittadella, Lucchè, insomma avete capito che il curriculum è di quelli molto, molto importanti, Andrea, a questo punto va inserito all'interno del gruppo. Sì, sì, va inserito, sicuramente avrà bisogno di un po' di settimane per entrare in condizione, oltre che per ambientarsi, il pedigree è importante, evidentemente avrà avuto qualche acciacco nell'ultima parte della carriera, però è un giocatore classe 88, quindi ha 31 anni, se recupera una certa condizione può essere molto utile alla causa. A centrocampo il Giulianova ha un giocatore come Dolce d'esperienza, poi alcuni giovani, io penso che ad esempio Ramku possa meritare ancora fiducia, è un under. Cipriani, quando ha giocato al posto di Dolce, comunque ha fatto intravedere delle qualità, chiaramente è molto giovane, però mettere con Dolce un altro giocatore d'esperienza quando sarà al meglio e poi completare il reparto con un under a scelta tra Cipriani e Ramku, penso possa essere un assortimento adeguato per Del Grosso. Assolutamente. Questo è per quanto riguarda il Giulianova. Ci chiedono se il Chieti continuerà a giocare a Pineto. No, il Chieti giocherà le prossime due gare in casa a Ortona. C'è un accordo con il comune e poi dicembre probabilmente continuerà a giocare a Ortona e si spera che da gennaio sia pronto Ossio Angelini, perché c'è da ricordare che il Chieti non gioca in casa praticamente. A che punto è lo stadio Guido Angelini? Allora, hanno appaltato i lavori la settimana scorsa perché ci sono insomma dei lavori da fare sul terreno di gioco e non sono ancora partiti, però diciamo dovrebbero durare intorno a un mese e, insomma, clima permettendo, certo. Anche si spera che per l'inizio del prossimo anno sia pronto. Ce lo auguriamo. Comunque ci ha dato l'ufficialità, chiedi le prossime partite, almeno le due prossime le due di novembre gioca Ortona. Va bene. Andrea, oggi tu sorridi perché oggi era semplice, erano tre partite, perché tre derby e chi te li dà una fortuna del genere invece, no, di andare. Sorrido, sai perché? Perché il Chieti dovrebbe giocare a casa sua all'Angelini, però ora andrà a giocare in uno stadio come quello di Ortona, che mi ricorda partite dell'Ortona che facevo metà anni 2000, Damiani, primi anni 2000. Giocava in quell'Ortona. Eh?
Damiani ci giocava in quell'Ortona. Anche ne sono passati di giocatori interessanti da quelle parti. Poi, chiedi insomma, perché non gioca a Vasto. Ricordo che... guarda, se c'è una rivalità, caro amico da casa, è tra Chieti e Vastese, e penso che sia impossibile che Chieti possa giocare a Vasto le partite interne. Questo è. Tra l'altro hanno anche a Ortona un bellissimo manto erboso, ricordo ci sono stato lo scorso anno, quindi insomma è una struttura assolutamente all'altezza della situazione. Ok, scusa, chiedo scusa al telespettatore, perché non gioca Catalli? Beh, questo vabbè, chiaramente andrebbe chiesto all'allenatore. Lui si è infortunato a inizio stagione, quindi diciamo è un po' uscito dal giro, diciamo, dei titolari. Però credo che già domenica prossima potrebbe essere uno di quei giocatori nuovi da inserire per dare un po' una scossa alla squadra, perché comunque domenica prossima il Chieti giocherà di nuovo in trasferta contro una, a questo punto, diretta concorrente nei play-out, quindi diventa che la San Giustese, quindi può essere una delle mosse di Grandoni. Grandissimo Teramo Mungo, incredibile bombaggio, solita classe. Adesso cominciamo a vedere Tedino, sono contento per il presidente Iachini. Ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, al rientro il terzo derby di giornata, quello tra Pineto e Avezzano, tra poco. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone, ci trasferiamo, non facciamo tanta strada, al Mariani Pavone di Pineto per vedere la vittoria del Pineto sull'Avezzano 1-0. Roberta Di Sante. Va al Pineto il derby del Mariani Pavone contro l'Avezzano. La formazione di Iachini batte di misura i biancoverdi del neotecnico liguori grazie ad un gol del capitano Alfonso Pepe, nonostante l'inferiorità numerica dal settimo della ripresa per l'espulsione di D'Angelo. L'Avezzano regge un tempo ma non riesce mai ad essere veramente pericoloso. Entrambi i tecnici confermano in toto le formazioni schierate domenica scorsa. Solito 4-3-3 per Iachini, con Acquadro che vince il ballottaggio con l'ex Bianciardi a centrocampo. 4-2-3-1 per Liguori con Gaeta terminale offensivo supportato da De Costanzo, Traditi e Diop. Gara equilibrata in avvio, primo squillo al quarto d'ora. Acquadro mette in mezzo sponda di Speranza e Sissé che non aggancia sul secondo palo. Episodio da Moviola al 22esimo. Pippi raccoglie il traversone, anticipa Fanti e Magri in chiusura e lascia partire il pallonetto che Brunetti salva sulla linea tra le proteste dei locali che vorrebbero il gol. Ma il direttore di gara Valerio Bogliacco della sezione di Bari lascia proseguire. Col passare dei minuti il Pineto cresce e spinge in avanti mentre l'Avezzano si difende e cerca di ripartire senza però riuscire a pungere. Anzi, alla mezz'ora è ancora il Pineto a sfiorare il vantaggio con un'azione personale di un mobile Sarrizzu che si accentra e fa partire il sinistro provvidenziale. La deviazione di Magri in calcio d'angolo con la sfera che termina fuori di un soffio. In avvio di ripresa, brutta tegola per il Pineto che resta in 10 per un'ingenuità di D'Angelo che nel tentativo di correggere in porta la traiettoria della conclusione di Sarrizzu prende la sfera con la mano rimediando il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione, costringendo così il Pineto in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Ma nonostante l'uomo in meno è ancora la formazione di Iachini a produrre gioco, con un Avezzano in difficoltà che non riesce a farsi mai vedere dalle parti di un inoperoso Shiba. E al quarto d'ora la formazione di casa sblocca il risultato con l'incornata vincente di Capitan Pepe sull'angolo di Amadio che vale l'1-0. La reazione dell'Avezzano tarda ad arrivare ed è inconsistente. Al 32esimo il tiro cross del neoentrato Quadrana che termina sull'esterno della rete è la fotografia di una domenica sbiadita per i colori biancoverdi. Al 39esimo vara i correttivi Liguori, fuori un difensore di Giacomo, dentro una punta Franchi, ma l'inerzia della partita non cambia con l'Avezzano che non riesce a produrre occasioni. Al 40esimo c'è tensione sulle panchine, a farne le spese è il vice di Iachini di Giannatale che viene allontanato dal direttore di gara. Ultimo sussulto in pieno recupero per Alessandro che, lanciato da Amadio, si fa ipnotizzare da Alonzi che aveva preso in corsa il posto dell'ex Fanti tra i pali della porta avezzanese. Dopo 6 minuti di recupero gioisce il Pineto per la terza vittoria consecutiva ottenuta in campionato dopo l'avvento di Iachini, con i biancazzurri che domenica prossima ospiteranno la Vastese per il secondo derby casalingo consecutivo. Si lecca le ferite invece l'Avezzano che subisce la seconda battuta d'arresto nelle ultime 3 gare ed è chiamato a fare decisamente di più se vuole tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica. E domenica al Dei Marsi arriva il Matelica.
Mister Paolo Racchini, quarta vittoria consecutiva per il Pineto se ci consideriamo anche la vittoria in Coppa, dunque un buon ruolino di marcia, tra l'altro oggi una vittoria anche sofferta fino a un certo punto ma soprattutto meritata anche perché siete rimasti in 10 all'inizio del secondo tempo. Sì, molto importante, i ragazzi adesso giocano con fiducia e ovviamente i risultati arrivano. È stata una partita non semplice, però sotto controllo secondo me per 90 minuti, nel senso che non abbiamo subito un tiro in porta, quindi sia in 11 che in 10, quindi questa è la cosa che a me è piaciuta di più della squadra. Insomma, nel primo tempo abbiamo controllato, abbiamo avuto qualche situazione per passare in vantaggio, poi ovviamente nel secondo tempo è complicata la partita, però devo dire che veramente uno spirito di sacrificio importante da parte di tutti, abbiamo fatto gol e poi abbiamo tenuto il risultato. Io da allenatore devo dire che sono molto contento. Le due battistrada però non perdono un colpo, insomma il Pineto ci prova a stare lì. Ma noi non dobbiamo guardare avanti, noi dobbiamo pensare al nostro percorso, veniamo da 3 vittorie consecutive e dobbiamo continuare così. I ragazzi oggi hanno tenuto il campo in modo esemplare, con le distanze giuste tra i reparti, e quindi quello che mi interessa a me è questa cosa qui, insomma. Poi il Pineto sa dove deve arrivare e strada facendo sono convinto che con il lavoro ci arriveremo. Ultima domanda a proposito di percorso, adesso il Pineto avrà un trittico di partite dopo le quali molto probabilmente si capirà veramente che tipo di campionato potrà fare. Sì, però pensiamo a quella di domenica, una per volta. Abbiamo una Vastese che ha perso in casa, una squadra con giocatori di qualità, quindi un'altra partita non semplice, però cominceremo da martedì a pensare alla Vastese, ovviamente ci godiamo questa vittoria e da martedì si azzera tutto e ci si prepara al massimo per affrontare la seconda partita casalinga. E abbiamo visto una formazione un po' in difficoltà nonostante la superiorità numerica, soprattutto davanti non sono state create grosse occasioni. Che cosa non ha funzionato? Io ho visto due partite oggi, sinceramente. Sono primo tempo, sapevamo che avevamo una squadra che comunque nei duelli potevamo sicuramente perdere qualche duello. Quando perdi l'uno contro uno è normale che si crea la superiorità numerica per la squadra avversaria e quindi gioco forza di abbassare, però nel primo tempo penso che non abbiamo rischiato tanto, penso che siamo ripartiti 2-3 volte, penso che abbiamo fatto delle buone cose con Ibra, che abbiamo fatto delle buone cose con De Costanzo sulla sinistra, qualche palla l'abbiamo sicuramente sprecata per la fretta, però fino a quando non ci hanno fatto male su una palla inattiva non ho visto una squadra in difficoltà. Abbiamo comunque giocato contro il Pineto che c'ha la miglior difesa, il motivo ci sarà. Il problema secondo me nasce nel momento in cui devi cercare di pareggiarla, qualcosa devi concedere. Abbiamo cercato di metterci con più attaccanti possibili, cercando di non disequilibrare la squadra, ma a un certo punto lo sapevo che potevamo prendere qualche ripartenza, ma se volevamo pareggiare dovevamo rischiare anche di perdere 2 volte, 2-0 senza problemi. Nonostante la superiorità numerica, però nel secondo tempo vi siete un po' persi. Sì, infatti è questo il dato negativo, una squadra che gioca 11 contro 10, ti aspetti che provi a fare qualcosa di più, invece è una squadra che non ha avuto nessuna personalità e nonostante mi sia piaciuta in qualche singolo, però il calcio è fatto di gruppo, è fatto poi di momenti in cui il singolo impone il proprio gioco, la propria caparbietà, la propria tenacia. E questo non è accaduto oggi. Diamo anche il tempo al nuovo allenatore di costruire insomma il gioco di questa squadra. Sta lavorando su questi ragazzi da una decina di giorni, com'è il rapporto con Liguori? È cambiato totalmente lo spirito nello spogliatoio, una squadra viva che risponde bene alle direttive del mister. Resta però che appunto questa squadra deve essere un po' corretta, mi auguro che riesca a fare punti importanti da qui al 30 di novembre, poi sicuramente metterò mano al mercato di riparazione andando a cercare dei giocatori soprattutto nel reparto dalla tre quarti avversaria in poi che possano rafforzare una rosa che senza un terminale offensivo importante non può fare punti. Oh, si torna sul mercato, ci tornerà l'Avezzano, manca una punta. Ma che gara ha visto il mister Avezzano? Il calcio è strano, neanche un tiro in porta. Pier Marco, allora,
Com'è stata la partita? Prima parlavo in redazione con Roberta, che era oggi allo stadio. Insomma, partite cui il Pineto ha meritato di vincere in 11, in 10, insomma. No, ovviamente sulla carta era una partita complicata, perché l'Avezzano è sempre una squadra ostica, però nel senso abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo imposto il nostro gioco e abbiamo creato, nel senso, penso di più dell'Avezzano su tutti gli aspetti, e quindi penso che sia meritata la vittoria, anche che è arrivata in 11 contro 10, soprattutto per quello. Era importante soprattutto dare continuità, poi parleremo anche del calendario, ne ha parlato anche il vostro tecnico Paolo Rachini, del calendario che vi attende, perché peraltro oltre agli impegni di campionato ci saranno anche quelli di Coppa Italia. Vediamo un po' l'angolo Moviola, partendo, perché poi da questo episodio partiremo. Vediamo questo servizio di Amadio, a cui facciamo peraltro gli auguri a lui e alla moglie per la nascita di Daniele. Un abbraccio a Stefano. Peraltro mi dicono i ben informati che anche Ivan Speranza sia vicino a diventare papà. Gli facciamo gli auguri in anticipo. Vediamo il primo episodio da Moviola, che è proprio lancio di Stefano Amadio per Pippi, uscita di Fanti e poi Brunetti salva. Allora, qui ci sono due cose da valutare. Chiedo a Francesco e anche ad Andrea, ovviamente Pier Marco che parte in causa, quindi no. Allora, innanzitutto se è gol ed è impossibile capirlo. La mia è che non è gol, l'impressione, però è un'impressione. Francesco? Anche la mia impressione è che non può aver oltrepassato la linea completamente il pallone. Poi certezze non ne abbiamo come prima, certo. Però la sensazione è questa, abbastanza forte. Andrea? Io ho il dubbio se la palla abbia totalmente varcato o no, perché a me sembra che comunque il salvataggio avvenga un filo dentro la porta, però lì bisogna capire se la palla oltrepassa completamente la riga di porta oppure no. Però siamo davvero al limite, non me la sento di dire con certezza che sia gol, ma insomma non ci mancava pochissimo probabilmente. Okay. Però risalendo di qualche frame l'azione, c'è un'altra questione da valutare, ovvero ma Fanti commette fallo su Pippi, e se sì, a quel punto ci sono gli estremi per concedere il calcio di rigore? Francesco, te lo faccio rivedere. Sì. Te lo faccio rivedere l'episodio. Sempre, eccolo qua. Lo vediamo a velocità normale, magari dall'inizio della clip. Eccolo qua. Ma comunque lui colpisce, tira in porta, insomma. Io me la sentirei da un rigore del genere. Andrea? Ma non mi pare che Fanti faccia qualcosa per ostacolare Pippi, gli si frappone davanti, poi quando Pippi lo anticipa non è che Fanti intervenga, si gira verso il pallone che lo ha superato, forse è più Pippi che cerca il contatto, Fanti non mi pare faccia qualcosa per generare un contatto, qui si gira già. Ok. Quindi okay. Per me comunque non sarebbe rigore, assolutamente. Allora, per la prima volta nella storia dell'Abruzzo del pallone facciamo commentare invece un episodio da Moviola al diretto interessato, a Pier Marco D'Angelo, che ci spiega non tanto se era espulsione, perché lo era, sì, eri già ammonito. La seconda sì. Però posso dirti una cosa, Pier Marco, innanzitutto ti ringrazio doppiamente per essere venuto in trasmissione, così come ringrazio il Pireto che ti ha fatto venire. Però detto questo, devo dire che io, quando sono rientrato, abbiamo parlato con Roberto in redazione e mi ha spiegato della tua espulsione. Poi ho visto il servizio e ho pensato probabilmente l'avrei fatto anche io. Perché è una cosa istintiva quella di andare con le mani, vero? Sì. Lo vediamo il secondo episodio della Moviola? Sì. Che cosa... Purtroppo quando vedi la porta vuota... Certo, è quello è! Non c'è niente da fare. Nel senso, non ci ho pensato nemmeno. Ho messo la mano e speravo che l'arbitro non mi vedeva, però è stato palese come si può vedere. Sì, sì. Però la fortuna è che avete... No, infatti, quella è stata comunque la fortuna, abbiamo vinto lo stesso. Senti, Pier Marco, peraltro, intanto c'è il vantaggio del Rieti
contro la Cavese, che è un risultato molto importante. Diciamo, per Marco, questa è stata per te una settimana, 7 giorni, oggi siamo a domenica, 7 giorni fa era domenica, per te molto particolare. Oggi è vero il rosso, però domenica scorsa a Tolentino era arrivato il gol. Vero? Sì. Allora raccontaci, non questo sfiorato, raccontaci quello vero di gol, com'è? Che sensazione è stata? No, è stata una bella sensazione, poi il primo gol in Serie D è sempre una bella emozione. Poi ovviamente il calcio, no? C'è la domenica che ti può andare bene, la domenica che purtroppo succedono questi episodi, però l'importante è che abbiamo vinto e siamo terzi in classifica e dobbiamo continuare a farlo. Ti chiedo, secondo te, intanto rivediamo alcune immagini, ecco, questo se non erro è quello di Bianciardi, sì. Quello prima è il tuo, però ti chiedo se secondo te ha sensazione, eccolo, dovrebbe no, essere, no, non è questo, ci stiamo arrivando tra poco, ti chiedo se lo scarto in classifica dalle prime due per il Pineto è ancora qualcosa di recuperabile. Ma quello sì, il campionato è lungo, quindi nel senso 7 punti, se pensiamo a tutte le giornate, non sono niente. Noi ovviamente non, nel senso, ora nemmeno li vediamo e pensiamo a vincere le nostre partite. Poi si vedrà quando mancherà un mese, 2 mesi dalla fine del campionato, a che punto staremo. Quindi. Che cosa è cambiato tra le due gestioni, quella Epifani e quella Racchini? Nel senso, una bella domanda. Alla fine, nel senso, anche il mister, con tutti e due i mister, lavoravamo entrambi. Però con Racchini c'è qualcosa, non so, giochiamo meglio, siamo più sciolti, quindi... Eccolo il gol, bellissimo peraltro. Siamo più sciolti e nel senso ci... Abbiamo vinto delle partite anche con degli episodi, perché anche quella di oggi si è sbloccata con un calcio di punizione, quindi fortuna, non lo so, poi non c'è mai una cosa certa, non c'è mai nel calcio. Certo, una quindi... Oh, Pier Marco, Vastese, Recanati con la Recanatese, Coppa Italia a Sassari alle 20:45, 20:30 e poi il Matelica. Sono 4 partite, non me ne volere. Tolgo quella di Coppa Italia, Vastese, Recanatese e Matelica, in 270 minuti si può dare una strada a un campionato, dai, sì. No, assolutamente, si può vedere dove possiamo arrivare, soprattutto perché incontriamo Recanatese e Matelica, che sono due dirette concorrenti, quindi, però ovviamente pensiamo a domenica, che c'è la Vastese, che è una squadra forte, perché c'ha dei giocatori forti, però... Continuiamo su questa strada, lavorando, e poi la domenica speriamo di vincerle quasi tutte. Oh, Andrea, per l'ultima domanda torno da te, le dolenti note, che poi in realtà era un periodo positivo per l'Avezzano, oggi probabilmente si torna un po' sulla terra, molti da casa ci scrivono, io sono un po' preoccupato come tifoso, cioè l'anno scorso si soffriva, quest'anno veramente ancora di più. Allora, è vero che erano 2 partite difficili, contro squadre quotate, però l'Avezzano nelle 2 ultime trasferte a Recanati e a Pineto non ha mai tirato in porta, e questo è un dato che deve far riflettere, ma in realtà il presidente Paris aveva già riflettuto, perché già dai nostri studi l'altra volta aveva detto che sarebbe intervenuto in maniera perentoria sul settore avanzato, oggi lo ha confermato nell'intervista a Roberta, ha segnato un gol nella gara contro la Vastese dove qualche opportunità comunque l'aveva creata, soprattutto da calcio piazzato. Oggi, non lo so, mi fa pensare molto il fatto che, avendo difficoltà offensive, oggi Franchi sia partito dalla panchina, però il problema è conclamato, il presidente lo sa, ha già detto apertamente che interverrà, ora, come ha detto Paris, l'Avezzano deve fare il più possibile da qui a fine novembre, e poi con la riapertura del mercato interverrà per dare un reparto d'attacco più completo e più incisivo. Probabilmente bisogna fare qualche intervento anche a centrocampo, perché poi le punte devono segnare ma devono anche essere assistite, quindi io penso che nel mercato il presidente farà quello che deve, come lui stesso ha confermato. Ma io vorrei tornare all'episodio di Piermarco, forse so perché ha fatto quella cosa, perché lui lo scorso anno ha giocato a San Buceto, giusto? Sì.
Ecco, quindi ha giocato con Lalli ed è stato allenato da Eddie Farias, due giocatori d'area di rigore che in area appunto fanno di tutto pur di segnare, e quindi questo è il gancio per spendere qualche parola verso la sua ex squadra e magari verso queste figure che ho ricordato, appunto Lalli che ha fatto anche le fortune del Chieti in eccellenza e poi Eddie Farias. Sì, sì. Vuoi spendere due parole? No, boh, l'anno scorso a San Buceto, nel senso, mi sono trovato benissimo, nel senso, poi Fabio Lalli, non so, lo conoscono tutti qui in Abruzzo, è un grande giocatore, mi ha insegnato anche a prenderla con le mani. Ah, pure anche. Ma potevate vincerlo il campionato, il Chieti era troppo forte? No, boh, penso che il Chieti sulla carta era un organico più forte di San Buceto, poi noi abbiamo fatto un bel campionato, ma il Chieti penso era più forte sulla carta. Perfetto, secondo me tra titolari e riserve il Pineto ha una squadra quasi da serie C, vedremo se sarà così prossimo turno. Vediamo. Scusami Jacopo, fammi dire che con Speranza in campo, 4 partite, 4 vittorie, un solo gol subito direttamente da calcio piazzato a Tolentino. Chiarissimo, beh, vabbè, diciamo che è una certezza. Prossimo turno, perché sono già in ritardo e chiedo scusa. Atletico Fiuggi, Re Canatese, Avezzano, Materica, Campobasso, Giulianova, Jesina, Montegiorgio, Pineto Vastese, Notaresco Agnonese, San Giustese Chieti, come dicevi te prima Francesco, è uno scontro molto delicato, soprattutto perché in chiave salvezza, Tolentino, Atletico Porto Sant'Elpidio, Vasto Girardi, Cattolica, sarà la giornata numero 10. Io ringrazio i nostri ospiti, Francesco Colagreco, grazie Francesco per essere stato con noi, spero che tu ti sia trovato bene. Benissimo, grazie a te e buona serata a tutti. Grazie a Piermarco D'Angelo, ciao Piermarco, grazie per essere stato con noi. Ovviamente te con la Vastese non ci sarai, no. Chiaramente, però tornerai certamente nei prossimi appuntamenti. Ci sarà Recanati, il partitone. Come? Ci sarà Recanati. Sorride perché evidentemente la trasferta nelle Marche gli porta particolarmente fortuna. Speriamo, te lo auguriamo per te e per il Pineto. Grazie Andrea. Ciao a tutti. Grazie a voi che ci avete seguito. Gli appuntamenti, fatemene ricordare velocissimamente, domani sera replay con Enrico Rocchi e tanti ospiti, ritroverete anche Andrea Costantini per commentare il 4-0 fantastico di ieri pomeriggio del Pescara contro il Benevento. E poi però saremo già in pre-gara, Andrea, sì. Perché domani parla Zauri, perché martedì sera alle 21 c'è Juve Stabia Pescara. Penso che seguiremo. Non parli Zauri perché con gli infrasettimanali normalmente non c'è conferenza, purtroppo c'è l'infortunio di Fiorillo che mancherà per 5-6 settimane per la frattura alla mano sinistra, però è una bella iniezione di fiducia questo 4-0 in vista della trasferta di Castellammare. Martedì sera dalle 20:30 ci sarai te, ci sarà sì. Paolo Renzetti dal Menti di Castellammare di Stabia, bella trasferta. Si fa il nostro Paolo Renzetti in terra di campagna, beato lui. Questo è quanto. Questa settimana Proteramo non va in onda perché è sostituita proprio da Diretta Stadio, torna martedì 5 novembre. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, buona serata e buona domenica.